Temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Io non ho ritenuto che i tuoi decreti avessero tanto potere da consentire a un essere mortale di trasgredire le leggi non scritte e immutabili degli dèi. Queste infatti non da oggi o da ieri, ma da sempre esistono, senza che nessuno sappia quando siano apparse. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Quelle che avete appena sentito sono le celeberrime parole che Antigone rivolge al tiranno Creonte e che non cessano di inquietare, al di là dei secoli, le coscienze che riflettono sulla legge umana. Ne parliamo con il professor Pietro Montani, già docente di estetica presso l'Università La Sapienza di Roma, che ha curato per i tipi della casa editrice Donzelli un'antologia di testi dedicata a questa figura dal titolo Antigone e la filosofia. Antigone è sicuramente la tragedia che ha raccolto in assoluto più commenti da parte non soltanto di studiosi di antichità greca, ma anche di filosofi nella modernità, ed è uno di quei testi che viene continuamente messo in scena, tuttora. In questo momento, per esempio, a Roma ci sono degli spettacoli che si occupano di questa eroina. Evidentemente ci sono delle ragioni. Queste ragioni sono state affrontate in diverso modo. Nell'antologia che mi capitò di curare più di una quindicina di anni fa, in seguito ad un seminario molto seguito che feci nel Dipartimento di Filosofia della Sapienza con molti studenti appassionati, in questa antologia io ho raccolto i testi filosofici principali della lettura filosofica, appunto, di Antigone, vale a dire proprio quelli indispensabili, diciamo, Hölderlin, Hegel, Kierkegaard, Heidegger e Bultmann. Bultmann, il teologo, scrive un piccolo testo su Antigone che però alla fin fine forse è uno di quelli che resiste di più alla prova del tempo, proprio naturalmente sullo spessore politico di questa tragedia. E poi in questa antologia compaiono una serie di contributi di studiosi e specialisti che affrontano la tragedia dal punto di vista di altre letture molto influenti, a partire da quella di Steiner, a quella di Lacan, a quella di Martha Nussbaum e molte, molte altre. Che cosa viene fuori da questa antologia? Io direi due dati fondamentali. Il primo dato è, in parziale disaccordo con un'interpretazione molto influente e naturalmente straordinaria di George Steiner, è che non è vero che ci sono tante Antigoni quante sono le interpretazioni che sono state date di questa tragedia, come se di volta in volta qualcuno se ne potesse appropriare per usarla a scopi che abbiano a che fare con i problemi del presente. Intendiamoci, anche questo aspetto è straordinariamente importante, cioè un testo che ci serve a pensare il presente in modo significativo è sempre importante. La mia idea, in parziale dissenso con questa posizione di Steiner, è che in realtà è proprio l'unità, la potente, profondissima unità di Antigone ad aver prodotto delle interpretazioni che talvolta sono diverse, anche molto diverse, ma che il lettore moderno si rende conto che sono tutte interpretazioni che, più che rispecchiare i gusti o le preferenze soggettive dell'interprete, sono radicate in questa straordinaria opera tragica. Quindi evidentemente è l'opera stessa che porta con sé la motivazione di questo così ampio range di interpretazioni, che però tutte danno l'impressione di stare davvero parlando, anche quando sono diversissime, dello stesso testo. Come si può spiegare questo fenomeno, per certi aspetti sorprendente, che naturalmente conferma il giudizio che fu dato da Hegel nella sua grande estetica, laddove il filosofo dice che Antigone è la più grande opera d'arte di tutti i tempi? Come si spiega questo fenomeno? Io credo che si spieghi, insomma, per quanto vale adesso il mio giudizio, si spiega con il fatto che Antigone tocca due grandissimi temi. Un tema che risponde alla domanda che cos'è l'essere umano, e l'altro tema è quello che risponde alla domanda che cos'è la polis, il politico per l'essere umano, e porta questi due temi fino alle estreme conseguenze, per cui appunto accade di poter
aprire questo ventaglio così ampio di ispezione, di esplorazione del testo che porta poi a questo grande repertorio di interpretazioni, tutte, ripeto, fondate. C'è un motivo di attualità nella lettura odierna di Antigone, e credo che questo motivo dipenda dal fatto che oggi la nostra comprensione, la nostra esperienza del politico è particolarmente disorientata. E quindi, come vedete, come vediamo, ritornare ad un testo di 2500... Che poi, se vogliamo, fra le tragedie che vivono anche di intrecci, di scioglimenti, in fondo l'Antigone è anche la più semplice, si può raccontare il nocciolo, il nucleo si può raccontare in pochissime frasi, no? C'è una sorella di un morto che deve seppellire questo morto, che è inviso al tiranno, che vieta il seppellimento a modi deterrente, a modi vendetta, a modi quello che vogliamo, e questo contrasto fra uscire un dialogo fra il potere transeunte e la legge eterna. Adesso lei, facendomi questa domanda, come dire, inconsapevolmente si mette sotto la tutela dell'interpretazione di Hegel, perché quella che è stata sicuramente l'interpretazione hegeliana è stata sicuramente la più influente di tutti i tempi. Secondo questa interpretazione, che è impossibile non raccogliere almeno in parte, Creonte, il tyrannos, l'amministratore del potere temporale, è colui che decide della legge e quindi rappresenta il politico nel senso più immediato del suo significato, mentre Antigone si riferirebbe a quelle leggi che sono le leggi della terra, della famiglia, del sangue, di ciò che non è istituito dall'uomo perché poggia su un fondamento più oscuro. Ma in realtà, se noi andiamo a rileggere con l'occhio attrezzato anche dai nostri problemi attuali la tragedia di Sofocle, ci rendiamo conto che abbiamo delle difficoltà a rispondere alla domanda di che tipo di investimento diretto politico abbia il personaggio di Antigone. Allora ci rendiamo conto che il personaggio di Antigone non è soltanto la negazione della polis e della politica così come la intende Creonte, cioè come quelle leggi che servono all'amministrazione e quindi possono ignorare dei valori più profondi, ma è piuttosto, e questa se volete è l'interpretazione di Bultmann che richiamavo proprio all'inizio, ma è piuttosto un modo ancor più radicale di mostrare l'importanza del politico, cioè è necessario qualcuno che sappia dire di no, cioè che sappia opporsi in modo radicale affinché la polis si possa di nuovo ricostituire.